Buongiorno, benvenuti in una nuova puntata di Fai da te casa, le puntate che sto registrando sulla ristrutturazione della mia casa. Adesso voglio farvi vedere come si monta oppure il cassone in acciaio per la porta scorrevole. Adesso ne apriamo una e vediamo come si monta il telaio e come si installa. Ma prima sigla! Questa è la scatola che ho acquistato da Leroy Merlin. Allora, voglio farvi vedere che cosa è contenuto nella confezione. Il cassonetto per intonaco comprende questa parte, che è la parte dove va a scorrere la porta. Questa parte è il battente. Ci sono queste reti di raccordo con la muratura per evitare che si formino delle crepe una volta che è stato montato. E abbiamo ancora quattro staffe. Andremo a vedere dove vanno posizionate. Ora, prima di tutto, lo monto qui. Allora, una cosa molto importante da sapere è che quando noi lo andiamo a piazzare, bisognerà piazzarlo già alla misura del piano del pavimento finito. Quindi dovete sapere bene quale sarà il piano del pavimento in base alle pendenze, alle tubazioni e in base a tutta una serie di informazioni. Allora decideremo quale è il piano dove dobbiamo fissare il nostro. Allora, inizialmente è montato così. Qui abbiamo dei distanziatori. La parte superiore per metà è stata inserita all'interno del cassonetto e metà è la parte scorrevole. Questi sono i distanziatori. Questo qui segna che deve essere perfettamente a 1 metro. Queste sono le staffe. Queste qui sono le staffe che andranno murate. E qua dietro ci sono le altre. Rimangono solo da piazzare queste staffe, che sono le staffe che vanno a bloccare la struttura per terra. Io ho utilizzato un Valamber per aiutarmi a piazzarlo. Vedete le staffe? Ora dovrò fare dei buchi nel muro per inserire all'interno le staffe. Man mano che vado avanti con il muro, fisserò anche la porta. Vedete che ho messo 3 mattoni per terra? Praticamente quei mattoni lì li ho già messi tutti e quattro sullo stesso piano. Questo piano qui corrisponde al piano pavimento finito. Prima di tutto dovrò andare a fare quei buchi lì. Ora li segno con la matita. Allora, come vi ho detto, vado a segnare dove devo fare i buchi. In più andrò a togliere parte dell'intonaco, in maniera che la calce che vado a mettere tra questo profilo in acciaio e il muro faccia una bella presa, perché se lo lascio attaccato al muro così capite che non fa molta presa, quindi bisogna andare a pulire. Come vi dicevo, ho provveduto a fare uno scasso, poi ho fatto anche i fori che vanno ad alloggiare le staffe che abbiamo visto prima. Ora bagno tutto bene, così da togliere la polvere, e poi vado a rimettere di nuovo sul posto il cassonetto e inizio a murarlo. Bagno. Quindi ora vado a posizionare il cassonetto proprio su questi 3 mattoni. Allora, adesso che la porta è posizionata, quello che bisogna andare a fare è metterla esattamente in bolla a livello nel piano superiore. Deve rimanere allineato con il vostro muro
e deve essere perfettamente in bolla, perché se non è in bolla va bene, la porta ha dei suoi regoli, perché poi la ferramenta che viene data in dotazione con lo scrigno vi permetterà di regolare un po' la porta, però deve essere in piano, perché le ruote che scorrono all'interno della rotaia, se poi è storta la porta va o in giù o in su. Per questo lavoro ci torna utile sempre il caro vecchio piombo, che lo usavano gli antichi, ma ancora meglio di lui non c'è. Quindi vado a verificare la verticalità, io direi che è perfetto. Aver messo giù i tre mattoni mi ha aiutato praticamente, ho messo quelli a posto, è andato tutto già. Io mi ero preparato anche i cunei, ma non mi sono serviti. Adesso mi preparo già per murare questa parte qui. La vado a bloccare e poi continuerò a tirare sul muro. Per agevolarmi ho preso del fil di ferro e una pinza e vado a fissare il valamber con il fil di ferro in una di queste. Qui c'è tutta la rete porta intonaco. Faccio passare il fil di ferro e lo vado a legare al valamber. Uno qui e uno qui. In questa maniera rimane attaccato. Inizio a fissarlo con il cemento pronto. Dopo aver messo il in bolla in tutto con gli allineamenti, ora procedo a dare dei punti di fissaggio con il cemento pronto, in maniera da essere sicuro che lo ancoro e che lui ormai è fermo definitivamente. Poi si continuerà con la muratura, però adesso lo volevo solo fissare con il cemento pronto da una parte, invece dall'altra parte, proseguendo con la muratura, andrò a bloccarlo con la muratura stessa. Ho provveduto con il cemento pronto a bloccare le staffe, una, due e tre. Vedete che è stabile e ancora deve venire duro bene il cemento pronto. Di qui ho il valamber che mi fa da tenuta. Quindi dovrò, man mano che vengo su con la muratura, provvederò a chiudere anche il muro. Piazzato con il muro che sono arrivato all'altezza del... Qui si può vedere come ho murato. Rimane solo più da intonacare. Ora voglio farvi vedere come si utilizzano le staffe per ancorarlo al pavimento. Voglio farvi vedere queste staffe qui, che sono le staffe che vanno a bloccare nel pavimento, praticamente vanno annegate nel massetto. Qui ci sono delle linguette, la allarghiamo un po' con il cacciavite. Praticamente non dobbiamo fare altro che andare a incastrare in questo modo, e poi questa parte qui così va annegata nel cemento. Ne abbiamo quattro, ne vanno messe due per lato. Rimangono quelle che sono date in dotazione, queste reti. Dove vanno posizionate? Vanno posizionate qui, a cavallo tra cassone e la muratura, quindi va murata. Quando si procede a intonacare va messo lungo il punto di giuntura tra il metallico e la muratura. Si mette questa rete qui e in questa maniera non verranno le crepe una volta posizionato, una volta che sarà intonacato, perché di solito dopo qualche mese la calce un po' si ritira perché si asciuga e immancabilmente fa la crepa. Invece mettendo la rete tutta intorno alla giunta tra il cassone in acciaio e la muratura eviterà di creare questa crepa. Vi ricordo di mettere un like a questo video, di commentare se avete bisogno di qualche informazione oppure avete bisogno di qualche delucidazione, se c'è qualcosa che non avete capito o in cui posso essere più, diciamo, più chiaro, più esplicito. E iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati nei miei nuovi video. Ciao da Max, ciao, alla prossima.